Buonasera a tutti, grazie della presentazione molto appropriata. Ci siamo? Cominciamo? Cominciamo. Non siete troppo stanchi, no? Io lo sarei a questo punto. Immaginiamo di essere a teatro ed immaginiamo due atti, il primo atto, un intermezzo o un interludio e il secondo atto. Primo atto. Il primo atto ha un titolo un po' strano, si chiama La Mosca. E l'attenzione si soffermerà, in primo luogo, su un dettaglio assolutamente marginale, un non nulla, una cosa da nulla, si potrebbe dire, già in gergo filosofico, diciamo molto spesso, no? Nel linguaggio comune, una cosa da nulla. Un dettaglio marginale, dicevo, di una grande opera d'arte del Novecento, un dettaglio appunto apparentemente insignificante, un evento accidentale, eccola qui la mosca, è venuta subito, ma è il signore delle mosche. Un evento accidentale e quasi ridicolo, un resto. Se osserviamo attentamente ci accorgiamo cioè che per ben due volte, in due distinte inquadrature, che se ci riesce ve le faccio anche, ve le mostro anche, in due distinte inquadrature del celebre La Passione di Giovanna d'Arco del 1928, del grandissimo regista danese Carl Theodor Dreyer, una mosca si posa in zampetta per qualche secondo sul viso dell'attrice René Falconetti, che interpreta in una maniera rimasta memorabile nella storia del cinema la protagonista Giovanna, Jeanne d'Arc. Inesplicabile ed imprevisto, un frammento di reale immediato in tutta la sua singolarità, fa a suo modo ingresso permanente nell'immagine e il regista non taglia in montaggio le due inquadrature, lascia invece che questo minuscolo, insignificante incidente resti per sempre integrato nella sua storia. Non si tratta affatto di una programmatica accettazione del caso. Dreyer non è un dadaista, né un surrealista, anzi, sappiamo tutti che è un autore rimasto celebre per il suo rigore formale, oltre che etico, ovviamente, per la sua capacità di controllo e di dominio sul linguaggio filmico-registico. L'episodio, semmai, indica, e già siamo in dirittura del tema, indica come l'opera d'arte e soprattutto l'opera d'arte moderno-contemporanea sia qualcosa che nel suo stesso farsi, nel suo stesso costruirsi, costituirsi, istituirsi, appare radicalmente esposta, posta fuori. Esposta a che cosa? Esposta all'evento fortuito che si dona. Alla nuda contingenza che irrompe a partire da un fuori ignoto, da dove vengono le mosche, dal fuori, così, da dove sta venendo questa, dall'ambiente circostante, generalmente parlando, ignoto e incontrollabile, ove domina appunto incontrastata l'equiprobabilità dell'accadere. La mosca compare improvvisa in due scene importanti del film, una prima volta durante l'interrogatorio che si svolge nell'aula ove si celebra il processo. La seconda, quando viene offerta alla Pulzella l'estrema unzione, il cui prezzo, qualcuno di voi se lo ricorderà, non è niente meno che la biura. Soffermiamoci dunque sulla prima occorrenza, poiché l'irruzione dell'insetto è come se trasformasse la scena in una sorprendente struttura on a beam, in cui, a scatole cinesi o a bambole russe lo stesso, in cui sembrano appunto intrecciarsi casualità e inattese concordanze. Giovanna è dunque sotto i colpi dell'interrogatorio che si fa sempre più incalzante, ordito con l'inganno, in modo dai suoi giudici, prelati, in modo da indurre l'accusata a pronunciare dichiarazioni che in qualche modo possano comprometterla. Gli domandano: sei in stato di grazia? Domanda assolutamente terribile. Sei in stato di grazia? Sei sicura? Cioè di avere la salvezza? Non è cosa da poco. La fanciulla tace smarrita, indecisa, angosciata.
L'atmosfera è tesa, impenetrabile, altissimo il climax drammatico. Ed è a questo punto che una mosca si posa sulla fronte di Gian Falconetti e la percorre dall'attaccatura dei capelli fin sopra la palpebra dell'occhio sinistro, per poi volarsene via scacciata dolcemente con la mano. E qui forse, se i nostri amici si centano, ci dovrebbe essere il primo filmato Dreyer 1, e non sono io, ma è un'altra cosa. Guardate attentamente. Ebbene, proprio qui, avete visto la mosca, no? Ebbene, proprio qui, nella sceneggiatura scritta dallo stesso Dreyer, troviamo la seguente annotazione volta a descrivere appunto la drammaticità del momento. Scrive Dreyer: durante alcuni secondi il silenzio è tale che si sentirebbe volare una mosca. Ci domandiamo, si era accorto Dreyer della incredibile coincidenza? O forse, ma secondo me da ritenersi poco probabile, ha aggiunto in sceneggiatura quella frase dopo l'irruzione della mosca sul set? I bizzarri interrogativi che ci stiamo ponendo presuppongono che il regista abbia visto la mosca, che si sia accorto della sua rapida comparsa, e ovviamente non potrebbe essere il contrario. Anzi, vi fa un breve, inusuale accenno. In un'intervista del 1964 parla di un piccolo incidente avvenuto durante la lavorazione del film. Dreyer, due punti, aperte virgolette, citazione: vi ricordate di quella mosca sul viso della Giovanna? Cercavo di fissare sulla pellicola tutto il rigore logico dell'azione e la situazione psicologica dei personaggi, poi ecco quella mosca che si posa sul volto della Falconetti. Dice Dreyer: era un dono del cielo, temevo che l'operatore fermasse i motori, invece no, aveva capito che era un elemento nuovo, una terza dimensione che veniva ad introdursi nella scena. E conclude: chiamate questo mistico, se volete. Occorre dunque considerare come niente affatto futile e impertinente il dettaglio della mosca, perché essa incarna il contingente che non può non mostrarsi, l'intenzionale che si dona, l'evento inaspettato. Quasi a sigillare il cerchio magico, diciamo così, di queste coincidenze inattese, esattamente come la mosca cui ruota intorno, bisogna osservare che il regista parla di un dono del cielo, abbiamo visto arrivato sul set, e guarda caso, l'argomento in campo nel primo momento in cui irrompe la mosca è la grazia, ma nel secondo, e possiamo mandare il secondo più breve filmato, nel secondo abbiamo invece un sacramento, l'estrema unzione. Vedete? Questa si è vista un po' peggio, però vi assicuro che c'è. Una mosca, una stupida mosca, insetto tra l'altro legato, come sappiamo tutto, alla sporcizia, agli escrementi, alla decomposizione, foriera di un caposaldo addirittura teologico della cristianità? In effetti è così, ma rispondere però articolatamente a questa domanda ci porterebbe lontano dal tracciato che ci siamo imposti. Andiamo invece avanti su un'altra strada, la stessa ma diversa. L'unica altra occorrenza sotto ogni profilo analoga, anzi identica, che almeno io ho trovato, la troviamo nel famosissimo Ivan Grosny, Ivan il Terribile, di Sergei Mikhailovich Eisenstein, cioè un altro sommo del controllo registico. Imprevista e folle, illogica e insensata, una mosca va a posarsi per qualche secondo, anche lei, zampetta sulla corona,
della zarina Anastasia Romanovna, impegnata in una conversazione segreta con il principe Andrei Kurbsky, in realtà suo amante. E possiamo andare col terzo filmato. Vedete che quando ci sono le mosche del mezzo c'è sempre la contingenza che ci, che in qualche modo vuol dire la sua. Io direi di andare avanti, eh? Ci avvertite quando è pronto. E anche in questo caso, guarda caso, come si dice, la mosca compare in coincidenza con un esplicito riferimento alla morte, poiché si posa sulla corona della zarina mentre questa pronuncia all'amante, verso l'amante, le parole: non conviene seppellire un vivo prima della morte, riferita appunto allo zar apparentemente in fin di vita. Anche Anastasia Romanovna, dunque, è a contatto, proprio come Dreyer dice di Giovanna d'Arco, con qualcosa che non è di questo mondo, con la morte. Siamo dunque alle prese con un'inezia, con un incidente casuale e insignificante, con un non nulla, abbiamo detto. Come possiamo interpretare qualcosa che a malapena è una cosa, che non soltanto presentandosi dichiara tutta la sua vacuità, ma che per di più non appena compare dilegua, se ne va, qualcosa che tuttavia non cessa di indicarci una sua, chiamiamola con un ossimoro, marginale centralità, eh? Un ossimoro è, come sapete, quella figura retorica che accosta due contrari, una sua marginale centralità. Bene, fin dalle sue origini il cinema, se ci pensate, ha a che fare in diversi modi, a diverse intensità, naturalmente con la contingenza, con l'accidentale, con il puro accadere. Fin dai suoi esordi il cinema, molto più di ogni pratica tecnico-artistica, è sia controllo, mediazione, sia al contempo immediatezza, contingenza. Ottemperando al suo principio costitutivo, il cinema ci restituisce dunque la fugace, fortunosa accidentalità. Alla vita, come sappiamo di essere filmata, non importa proprio nulla, ma forse è proprio per questo che l'accadere incalcolabile, insomma, la vita che il regista vuole riprendere, pensate in italiano quanti armonici ha questa parola, riprendere, continuare opera, riprendere opera, riprodurre, riprendere, ma anche rimproverare. La vita che il regista vuole riprendere si rivela sempre più o meno refrattaria alla sua stessa impaginazione, rappresentazione. Penetra e si infiltra continuamente, talora surrettiziamente, nella propria stessa rappresentazione. È evidente che stiamo sostanzialmente riferendoci al cinema storico, siamo costretti a fare questa precisazione, appunto. Perché un cinema, ci stiamo riferendo a un cinema basato su un supporto analogico quale la pellicola fotografica, perché voi sapete meglio di me che con le nuove tecnologie digitali il controllo e la programmazione di ciò che viene filmato arriva a livelli pressoché assoluti e di mosche non ne potrebbero entrare. Stiamo cioè parlando di un cinema aperto al contingente, al fortuito, in cui l'indeterminato e l'accidentale, vale a dire ciò che abbiamo sempre davanti agli occhi senza accorgercene, giocano talora un ruolo decisivo. Come se il fare poietico, da poiesis, Aristotele, ricordate, poiesis, il fare dell'artista, fosse istintivamente in rapporto con ciò che non può afferrare, come se l'opera non fosse mai interamente in possesso di chi sembra, ma soltanto sembra, condurne le sorti. Ecco, la fortuna, che qui tutti in qualche modo ci riunisce. E potremmo pensare, se volete, al primo neorealismo italiano, quello migliore, naturalmente,
De Sica Rossellini, a Godard, al cinema a Jean-Luc Godard, il grande regista francese, al cinema di avanguardia e di ricerca, il famoso cinema underground degli anni 60-70 del secolo scorso, Andy Warhol, ma non soltanto lui, Rackage e altri. La macchina da presa, per certi versi e in certo cinema, coglie ciò che non si vuole intenzionalmente mostrare, ma che tuttavia si mostra. Vedo ciò che, in qualità di elemento di circostanza, diciamo così, vedo ciò che non può non accompagnarsi a ciò su cui intenzionalmente viene diretta e attratta la mia attenzione. Nei brevi filmati che abbiamo visto, l'attenzione di noi spettatori ovviamente è attratta sul volto della Giovanna. Ma questo volto della Giovanna, per noi spettatori che vediamo il film, non può non comportare anche la mosca, cioè qualcosa di assolutamente inintenzionale. E ciò che non può non esserci, così come ciò che non si può non sapere, si mostra misteriosamente inafferrabile, ciò che più ci è vicino. Nel suo svolgersi temporale, l'immagine cinematografica è forse l'unica che lascia allo sguardo che vi si posa e vi fa ingresso la possibilità non accidentale ma strutturale, il diritto intrinseco e costitutivo di guardare altrove rispetto al soggetto focale e intenzionale della rappresentazione, cioè il diritto di ridirigersi verso il dettaglio involontario, verso ciò che di inintenzionale o di preterintenzionale non può non accompagnarlo. In qualsiasi sequenza, scena di film, io posso benissimo come diceva Clay sul quadro, no? Io voglio che chi guarda i miei quadri deve brucare sulla superficie del quadro. Ma che cos'altro può essere questa sorta di fenomenica dell'inintenzionale se non ciò che nella vita vissuta, appunto, vediamo senza guardare, che abbiamo sempre sotto gli occhi, senza per questo, anzi proprio per questo, trasformarlo in un oggetto obiettivo della nostra attenzione, della nostra intenzione? Quello dei Lumière e degli autori che a quella radice, in maniere molteplici poi nella storia del cinema, si sono risaliti, è appunto il cinema che io chiamo dell'istante qualunque, il cinema dell'istante qualunque, è il cinema che ci seduce con il fantasma del tale e quale, che ci sbalordisce mostrandoci ciò che nella vita reale non ci sbalordisce affatto, che è poi una delle definizioni più semplici ma corrette ed appropriate di quel qualunque cosa come tale che non è altro che il remake di Marcel Duchamp, o meglio, da Duchamp in poi, e dunque dell'etimo stesso della contemporaneità artistica. La ruota di bicicletta, lo scolabottiglio, ormai celeberrimi, insomma l'oggetto qualunque trasformato, ma precisamente restando tale e quale, in oggetto artistico dalla scelta dell'artista e dalla sua collocazione in un contesto socialmente riconosciuto come artistico. I primi spettatori delle vedute Lumière, quelle che gli storici del cinema appunto chiamano non film, ma film di Lumière, ma vedute Lumière, probabilmente proprio come i primi spettatori dell'Imaider, furono dunque sbalorditi da ciò che nella vita non li sbalordiva affatto. Il famoso treno che arriva e tutti scappano dalla, no, la leggenda che vuole che tutti scappassero fuggissero dalla sala di proiezione. Si tratta dunque di uno sbigottimento che ci prende alla vista di ciò che, così come la contingenza non può non esserci, il cinema non può non mostrare, come fortunoso dono del quotidiano che arriva chissà da dove, un dono del c'è, il c'è, di Emanuele Vignassi, di Merleau Ponty, il c'è contingente, sempre presupposto, il va da sé della vita, ciò che va da sé e dunque su cui noi non poniamo nessuna attenzione. Da questo punto di vista, nel cinema dell'istante qualunque, appunto, c'è già la cinepresa di Andy Warhol puntata per ore e ore sull'Empire State Building, ci sono già le interminabili sequenze vuote di Jean-Marie Straub e Daniel Villiers. Attraverso un cinema pensato come ricettività totale della vita, il quotidiano, nella miriade dei micro eventi che lo compongono e di cui si disperde, il quotidiano si fa dunque spettacolo integrale, continuo, assoluto. È tempo di tornare alla mosca di Dreyer e di Eisenstein. La mosca zampetta dunque sul volto in primo piano di Jeanne e della zarina Anastasia, abbiamo visto.
Così come l'irruzione della mosca è il segno, o meglio il sintomo, della ingovernabilità del reale, così il viso sul quale essa si posa è la parte del corpo umano in cui si addensano le superfici incontrollabili, il volto, gli occhi, specchio dell'anima e via dicendo, sul quale prendono vita e si manifestano le microfisionomie involontarie attraverso le quali il viso si apre alla relazione etica e diventa volto. Il viso diventa volto vulnerabile, offerto, nudo, esposto allo sguardo dell'altro, allo sguardo della macchina da presa che, come tutti sanno, coincide con il nostro sguardo, quello dello spettatore. La mosca si posa su quella sottile lingua di quella terra di nessuno, su quello che chiamerei su quel solco di nulla che divide il visibile intenzionale dal visibile involontario, il mondo reso opera dal mondo non cercato. Assistiamo cioè all'incontro con l'incontro, con chi che, con il caso, con il fortuito, che ha fatto incrociare il volo di una mosca con un certo assetto situazionale operativo, il set in cui si sta girando la Giovanna d'Arco, dotato di strumenti di registrazione e archiviazione visiva dell'esistente. Accettando la mosca, Dreyer si dispone a fare esperienza dell'indisponibile e dell'impadroneggiabile, di ciò di cui non si può fare deliberatamente esperienza. Produce in quanto e di quanto gli si fa avanti l'improducibile, crea nella misura in cui gli si fa incontro qualcosa che non può creare, può precisamente nella misura in cui non può potere. Dreyer o Eisenstein osano non agire, non intervenire, si limitano semmai a reagire all'immanenza, un po' come due saggi taoisti, come due maestri zen. Di colpo e d'improvviso un'inezia che proviene da tutta una fattualità inavvertita, involontaria e impersonale, si presenta sotto forma della inafferrabilità di ciò che ci è più prossimo. Punto in cui l'opera coincide con la vita, ma proprio per questo, punto che infinitamente la disfa e la decentra, punto che rende l'opera inoperante. Si potrebbe dunque dire che l'assunzione della contingenza risulta il gesto forse essenziale del cinema, che si avvale del supporto analogico e rappresenta, per così dire, il filmico del film. Con un inusitato, paradossale se volete, movimento di inversione, anzi con un vertiginoso e azzardato rovesciamento delle parti, sono il primo a riconoscerlo, è la mosca ad attestare che di cinema e non d'altro in verità si tratta. È lei a certificare che stiamo veramente assistendo a qualcosa come un film. La mosca dunque è quel residuo singolare di concretezza sensibile, quel grano di reale puro che la macchina da presa non può metabolizzare, ma ciò non di meno non può non mostrare. Nel linguaggio della scolastica si tratterebbe di una eccelgas, indiluibile nel pensiero perché non può venire attribuito alcun elemento di generalità, di estensione categoriale. Roscellino, Luscopo. È sempre un questo o un quello, una determinatezza originaria della datità effettuale, un singolare senza alcuna proprietà generica. Perché l'irruzione della mosca ha davvero tutte le caratteristiche di che cosa? Dell'evento. Le cause irrintracciabili, disperse e innominate della sua irruzione, che sono chiuse, queste cause, nel cuore stesso, inispezionabile, della complessità del vivente, come dire in mens dei, nella mente di Dio, quindi su cui non può posarsi nessuno sguardo panoramico onnicomprensivo e dunque nemmeno una panoramica cinematografica, ebbene quelle cause nulla hanno a che vedere con il progetto e poi la realizzazione di un film. In altri termini, molto banalmente, non v'è alcun incrocio, intersezione, sovrapposizione logica tra le due serie o le due catene di causalità, tra il volo di una mosca e la realizzazione di un film. È un evento perché arriva laddove non lo si attende, arriva cioè nella sua libera e autonoma effettualità. Un'effettualità, a ben vedere, insostituibile, non rimpiazzabile, perché è vero che, considerata come occorrenza esemplificativa, la mosca che zampetta sul volto di Gianno della Zarina appare perfettamente fungibile, dopo tutto una mosca vale l'altra, no? E poi
condizioni di visibilità permettendo, avrebbe potuto trattarsi di una zanzara, ma a questo punto, se di evento deve trattarsi, avrebbe potuto trattarsi anche di un terremoto. Ma considerato invece in quanto tale, in quanto quella mosca che abbiamo visto e non un'altra e non altro, allora l'evento gode di una presenzialità indisponibile, assolutamente singolare, benché fulminea e dileguante, benché in pochi attimi preda di nuovo di quel nulla da cui proviene. Ma anche e nello stesso tempo istante puntuale, effettualità segnata dall'irrevocabile. Ed è in questo senso, infatti, che Dreyer assume, facendone immagine, la circostanza immanente e accidentale della mosca, nella figura in cui, in quel preciso istante, arriva, si mostra, si dona al pari di una grazia e se ne va. La decisione di lasciare i fotogrammi contenenti la mosca è inevitabilmente affetta da quel ritardo strutturale in base al quale posso accogliere l'evidenza fenomenica solo posticipatamente, poiché ne sono sempre, per definizione, preceduto. Dreyer reagisce all'evento nell'unico modo possibile, archiviandone tecnologicamente la traccia. Detto altrimenti, è tanto vero che il cinema mai potrà liberarsi dell'intenzionale, dell'eventuale, del mondo non voluto, che addirittura lo archivia, lasciando che ne rimanga traccia. Avviamoci alla conclusione di questo primo atto. Abbiamo prima evocato la condizione mortale propria dell'evento contingente. Vi ricordate, abbiamo enumerato queste connotazioni in qualche modo mortali, ferali, che nella labilità e nella precarietà si dona solo passando, cioè mostrandosi soltanto nel suo dileguarsi. Sappiamo che quello che a noi esseri mortali e finiti appare contingente, in Dio potrebbe essere necessario. Sotto questo aspetto la mosca sarebbe il balenare improvviso dell'ordine imperscrutabile e inattingibile, vale a dire il contingente, ad esempio, come molti sapranno, Spinoza ha profondamente, costitutivamente a che fare con le carenze e i limiti del nostro intelletto, del quale è, per così dire, l'altra faccia. Ciò che è per noi contingente in Dio è necessario, ha a che fare dunque con la nostra finitezza, con la nostra difettività originaria, dunque con la nostra mortalità, dunque col nostro limite intrinseco. Se alla radice dell'evento contingente sta il suo poter non accadere perché sennò sarebbe necessario, ci siamo? Allora la mosca di Dreyer e di Eisenstein ci rinvia inesorabilmente all'esterinità più assoluta, al fuori ineludibile, cioè alla possibilità della morte. Che il mondo mi si doni nella sua carne, nella sua sostanza, e che sia di questo certo, che sia certo che questo sia un paio d'occhiali e che questa è una bottiglia e che sia liscia e non ruvida, non esclude affatto, per principio, che il mondo esso possa non essere. Mentre sperimento il mondo, vi è immanente la possibilità che esso non sia. Nell'intimo di ciò che pur indubitabilmente intuisco ed esperisco è racchiusa la chance dell'inintuibile, dell'inesperibile. Un evento accade solo a partire da se stesso, cioè dall'assenza di un orizzonte che lo anticipi, se no non sarebbe un evento. Se io aspetto, se io ho un orizzonte di attese che mi fa attendere l'evento, che mi dispone all'evento, questo evento non è più tale. Questa assenza ovviamente ci intimorisce e ci inquieta, perché sappiamo bene che questo qualcosa ogni volta può sempre essere la morte, cioè l'assenza radicale che si presenta. L'incontro fortuito con la mosca è tale solo dunque a partire dalla possibilità che non avvenga, anzi che nessun incontro di nessuna sorta si dia. Dunque di nuovo siamo tentati da soluzioni paradossali estreme. Si potrebbe concludere allora che Dreyer non avrebbe potuto girare un film intitolato La passione di Giovanna d'Arco se non avesse rischiato che nessuna mosca volasse sul set per poi posarsi per qualche secondo sul volto della protagonista. Ciò che arriva, arriva proprio perché potrebbe non arrivare, essendo contingente, o meglio arriva attraverso la possibilità di non arrivare. Al suo posto potrebbe arrivare la morte, perché è l'essere stesso che potrebbe mancare.
La mosca, più di altri insetti, sembra segnare, l'abbiamo detto anche nel nostro immaginario, il destino di ciò su cui si posa, che è un destino di rottura e di decomposizione. Così il volto della Falconetti, che soffre e si offre, assume su di sé, intera e indivisa, la disgiunzione vivo-morto, quasi la neutralizzasse portandosi in una terra di nessuno in cui la morte vive. Ma è paradossalmente in questo modo che la vita si fa immagine, immagine di una qualità, di una intensità quasi intollerabile. Forse solo il cinema può far questo e restituirlo allo sguardo, come se non vi fosse il volto di Jean, se la mosca non vi si posasse sopra, come se del tutto follemente la passione di Giovanna d'Arco fosse stato girato solo allo scopo di catturare e archiviare il volo di una mosca nelle campagne di Clamart alle porte di Parigi in un giorno imprecisato tra il febbraio e il novembre del 1927. Fine del primo atto, intermezzo, anche questo intermezzo ha un titolo e si chiama La Grazia. Siamo arrivati a più di metà della lezione, eh? State tranquilli, calmi. Compito dell'arte e dell'artista è forse quello del tutto paradossale di custodire, mantenere, coltivare l'involontario nella prassi cosciente, l'inintenzionale nella costruzione intenzionale. È questo l'aspetto spietato della grazia. Accade solo e soltanto se insaputa e irriconosciuta, solo se oggetto non oggettivo di una sovrana, umanamente inarrivabile disattenzione, dimentica perfino di se stessa. Forse operante solo nell'animale o nell'angelo, direbbe il grande Rilke delle elegie giovinesi. La grazia è l'assolutamente semplice, ma questa semplicità è un risultato, gli artisti lo sanno bene, non un presupposto, è una conquista, ancor più gravosa perché da attuarsi distrattamente, inintenzionalmente. Non possiamo volere la grazia, non possiamo produrla, eppure questo improducibile dobbiamo custodirlo in noi, ma custodirlo come tale, appunto, come qualcosa che non fa capo alla nostra determinazione, alla nostra volontà, ma a chi che? All'incerto, al caso imponderabile che in ultima istanza governa la storia e il corso del mondo. Dunque viene qui convocata la categoria del possibile. Di quanto l'opera è concretamente, effettivamente costruita, di tanto essa si staglia sul proscenio del possibile, si proietta sul suo orizzonte. La decisione operativa, l'istante che si sostanzia nell'afferramento del kairos, del momento opportuno, dell'attimo proprio, appropriato, non è affatto il semplice passaggio al reale che, secondo l'argomento megarico, annichilirebbe il possibile. Il possibile si annichilisce, si esaurisce, la potenza che si esaurisce perfettamente, istantaneamente nell'atto, e indefinitamente nell'atto. Perché è precisamente nell'opera concreta qui davanti che vive il possibile. Nella costruzione sensibilmente realizzata dimora ancora un possibile irrealizzato. L'itinerario percorso non invalida quelli lasciati inattivi, anzi verso di essi fa segno, come si direbbe in musica, in una battuta in levare. Una battuta in levare. Il costruibile non si esaurisce nel costruito. La potenza che non passa nell'atto permane appunto potente. L'universo, anzi il pluriverso delle combinazioni, abita ancora la combinazione prescelta. Ciò significa che la costruzione, l'atto del costruire, non è soltanto ferma disciplina, applicazione di un corpus di regole, ma anche libertà, virtualità che permane nelle soluzioni realizzate. La libertà più grande nasce dal più grande rigore, afferma Socrate Valéry nel suo grande dialogo Eupalinos con l'architetto. La grazia è sottoposta alla fortuna. Abbiamo detto che non possiamo volerla produrla, ed è il caso che paradossalmente partecipa a fondare la necessità dell'opera,
in quanto potenza plasmatrice di materiali che non vengono organizzati e governati unicamente da leggi, sequenze nomotetiche, nomos, legge, sequenze regolari, sequenze sottoposte ad ordine. La dispersione e l'instabilità della contingenza, la non conseguenzialità logica del puro e semplice accadere sono ricchissime riserve di possibilità per l'artista che sappia cogliere il tempo fugace ma pieno della grazia improvvisa, il momento dileguante eppure proprio del loro passaggio. Qui si innesta il sentimento tutto moderno contemporaneo della radicale esposizione alla contingenza. Noi andiamo a vedere una mostra d'arte, ma sappiamo benissimo che le mostre si chiamano anche esposizioni. Le opere sono esposte, dovremo meditare un po' su questo. Le opere sono esposte, esposte, poste nel fuori, in qualche modo indifese anche. Tale apertura all'imminente, immanente accadere può discendere dalle circostanze più insignificanti, lo abbiamo visto. Il fortuito e soprattutto, questo è il punto, la capacità di creare lo spazio di manovra perché esso possa esplicare la sua paradossale potenza costruttiva, dunque perché l'efficacia della grazia possa manifestarsi, indica da parte dell'artista la potenza di gestire rapporti, sinapsi, relazioni di relazioni. Vi è quindi un profondo, di per sé inchiarificabile intreccio tra la procedura tecnico-razionale dell'approntamento di mezzi per il raggiungimento di fini, metodo, condotta che anche l'artista ovviamente considera e mette in opera da una parte, e l'affidarsi all'impadroneggiabile, imprevedibile fortuna. L'impregiudicato accadere non è scisso dalla costruzione secondo regola. L'incertezza non è disgiunta dalla progettualità, l'una si esprime attraverso l'altra. È come se grazia e tecnica, charis e legge, non si trovassero su sponde opposte, ma si coniugassero in un punto asintotico improducibile a piacere, non sottoponibile ad alcuna capacità di, proprio per questo asintotico, di prensione, acquisizione intenzionale. Noi non disponiamo della grazia, ma solo della potenza di riceverla. Ne disponiamo, per così dire, soltanto in modo passivo. L'attesa operativa della grazia è la custodia e l'esercizio di questa potenza. Nell'opera d'arte, e soprattutto in quella moderna contemporanea, Tichè non è separata dal nomos. Il caso non è disgiunto dal saper fare secondo norme. Nel percorso poetico che combina intelletto e sensibilità, mestiere e accidente, l'alea, l'arbitrio devono dunque paradossalmente rivestire un ruolo progettuale, ed è nelle maglie strette di questa aporia, aporos, una via senza uscita, che il compito artistico va delineandosi. La grazia cui l'opera è costitutivamente esposta può offrirsi dunque soltanto se viene evocata in una sorta di vigile smemoratezza. Il fatto però è che mai senza l'ordine, il numero, la tecnica potrà apparire ciò che va oltre l'ordine, il numero, la tecnica. Mai senza sforzo e sapiente mestiere, lavoro ed applicazione severa agli scopi prefissi potrà avvenire ciò che li trascende. All'interno di questo fragile, delicatissimo, aporetico equilibrio, la grazia è l'incalcolabile che si dona nel calcolo, il pathos che misteriosamente resta nel numero. Solo la più disciplinata poiesis può ospitare la fortuna, la grazia come un ospite inatteso. Un fare, però, che sia radicalmente per nulla, così come l'arte lo è, che attenda sì, nel duplice senso di aspettare e applicarsi, attendere una persona, ma attendere a un compito anche. Che attenda sì, ma che attenda ciò che si dispone al di là di ogni attesa.
sciogliere questo nesso tra ordine e spossessamento, direbbe il grande di nuovo Valéry, tra analisi e estasi, significa perdere la radice viva non solo dell'opera, ma anche dell'operare. Secondo e ultimo atto, anche questo ha un titolo, la mosca, la grazia, l'interruzione. Se pensate filosoficamente, così come qui tentiamo di fare, le arti moderno-contemporanee sono da considerarsi lo spazio aperto del qualunque cosa come tale. Da una ruota di bicicletta ad una galleria d'arte contemporanea completamente vuota, da un campo costellato di parafulmini ad un corpo che compie i movimenti più banali, da un gruppo di cavalli ad un ragazzo down. Potremmo dare naturalmente i nomi degli artisti a tutti questi eventi. L'arte oggi si identifica in maniera strutturale con il non importa che cosa, assume qualsivoglia contenuto. D'altra parte va rilevato che l'indifferenza omologante ai contenuti, di cui tanto i ben pensanti, i reazionari, i conservatori, di cui tanto ci si scandalizza, l'assunzione del qualunque è un processo storico gigantesco e comune al denaro. Tutto può avere un prezzo, all'economia capitalistica di mercato, tutto può diventare merce, al formalismo giuridico del diritto, tutto può tradursi in norma, ne sa qualcosa Kafka, alla società mediatica, tutto può fare spettacolo, ormai diventa uno slogan. In antico ebraico, manhu significa che cos'è questa cosa? La manna che discende dal cielo. La manna che in Esodo, come la grazia, cade dal cielo, è lì davanti, si può toccare, si può perfino mangiare. Anzi, sfama il popolo ebraico. Eppure resta nell'ignoto. Manna significa che cos'è questa cosa? Resta nell'ignoto, rimane domanda. Il suo stesso nome non è altro che domanda. Interrogazione ontologica che non cessa di negoziare lo statuto della natura dell'oggetto che essa stessa è. In modo analogo, la pratica artistica più avvertita e più significativa è, prima di ogni altra cosa, dal secolo scorso in poi, investigazione e interrogazione su se stessa e sul proprio fare. È esibizione dell'incertezza sostanziale che la alimenta. E l'effetto artistico si identifica con l'interrogativo che esso suscita sulla sua stessa esistenza. Così l'arte presente si avvale spesso di minimi spostamenti e dettagli apparentemente irrilevanti, si rifugia e si espone al contempo nell'intreccio distratto dell'immanenza, gioca con la sovrana disattenzione che dedichiamo al semplice, impregiudicato accadere. Ormai nei babelici linguaggi dell'arte contemporanea non si tratta più di casi limite. E ciò ha anche molto a che fare con il suo spirito clownesco, la sua vena burlona, molte volte un po' furbastra o semplicemente provocatoria. Però che l'arte contemporanea è furbastra lo devono dire i fautori dell'arte contemporanea, non bisogna lasciare questa categoria e questa nozione, questa accusa ai suoi detrattori. Esattamente come per il canto sospeso tra semplice fischio e melodia della Topolina Josephine, protagonista dello stupendo ultimo racconto del più grande scrittore del Novecento, cioè Franz Kafka, non si può dire nell'opera di John Cage, so che qui c'è a Modena c'è una mostra documentale su John Cage, non si può dire nell'opera di John Cage se un determinato suono fa parte dell'opera oppure se è semplicemente inintenzionalmente accaduto. Ora non si parla più della mosca, però, e questa continua a parlare. È stata convocata, però si trattiene. Sappiamo che i suoni preselezionati storicamente come musicali non coincidono affatto con la totalità dei suoni possibili, udibili, questi è ovvio, no? Il celebre 4:33 del 1952 ne è all'interno dell'itinerario di Cage la prima prova, passato alla storia come il brano silenzioso,
Al contrario, proprio il silenzio è la dimensione che non potrà mai manifestare, perché esso accetta tutti i suoni e i rumori, per definizione sempre diversi, che si producono durante la sua esecuzione. 10 anni dopo, Cage compone, tra virgolette compone, perché 4:33 numero 2 è un solo eseguibile da chiunque e in qualsiasi modo. Si tratta di che cosa? Della semplice indicazione, o meglio, dell'invito a compiere un'azione sonora in cui neanche il tempo, che era l'unico elemento della tradizione musicale fino ad allora rispettato da Cage, è più misurato, perché varia con il variare dell'esecuzione. Dunque, questa è la partitura esclusivamente verbale, non c'è alcuna nota, prima di alcuna notazione appunto musicale, che consiste in un'unica frase, 2 punti aperte virgolette. In una situazione in cui sia presente la massima amplificazione senza feedback, si metta in atto un'azione disciplinata. Punto. Questa è la partitura. Qui l'assunzione del contingente e dell'indeterminato, del fortuito, giunge al suo massimo livello. L'opera che non vuole più essere opera si identifica semplicemente, nudamente, quasi con quanto accade, o meglio fa accadere. Vi si espone quasi senza alcuna possibilità di preselezionarne e ridurne l'apertura. Sostanzialmente, diciamo così, la dorniana parvenza estetica è fornita unicamente dall'amplificazione. E il requisito minimo perché l'operazione non appaia completamente indeterminata, e quale che sia, qual è? È che, in qualche modo, le attività eseguite sui video, su invito di Cage siano amplificate. È l'amplificazione ad indicare quel minimo scarto in virtù del quale 01002, altro titolo dello stesso pezzo, non si identifica immediatamente con la realtà empirica e dispersa, irriflessa e impregiudicata. Ma a ben vedere è presente un'altra condizione minima, e cioè, abbiamo letto in partitura, che l'azione venga condotta secondo una sia pure imprecisata disciplina, un'azione disciplinata, e che non sia, cioè, egocentrata, ma rivolta verso altri, appunto perché amplificata. L'azione, precisa Cage in partitura, deve dunque essere disciplinata, vale a dire consapevole, cosciente, non improvvisata. Cage odiava l'improvvisazione, per esempio jazz. Deve rivolgersi verso altri nella forma di un impegno da assorbere nei loro confronti. Deve essere appunto amplificata, il che significa comunicabile. Questi tre fattori fanno parte integrante, fin dalla loro semplice menzione lessicale, di un unico e medesimo orizzonte, l'orizzonte etico, non più estetico, ma etico. Proprio quel ripiegamento su se stessa della contingenza ha l'effetto di inaugurare la dimensione del dialogo intraumano, appunto etico, cioè del rapporto con l'altro, in cui noi stessi, in quanto tali, ci costruiamo. È, potrebbe dirsi, il passaggio, l'operatore, per meglio dire, del passaggio dall'estetico all'etico. Anche e forse soprattutto l'avanguardia più radicale e provocatoria ai limiti della clownerie conta in fondo su di una umanità riconciliata, della cui immagine, pur se talora beffardamente stravolta, condotta fino ai limiti della riconoscibilità, aspirerebbe in certo modo a incarnare l'anticipazione. L'assunzione piena e integrale dell'interminata contingenza dell'opera, tanto da farne l'opera della contingenza, ecco le arti della contingenza, nella duplice accezione del genitivo, elegge a propria cifra riconoscibile dunque la figura istitutiva della interruzione. L'opera moderna contemporanea, ma sarebbe molto più appropriato parlare di pratica più che di opera, è ciò che interminabilmente si interrompe, e tale condizione ne risulta essenziale. Si potrebbe anche dire che l'opera moderna contemporanea, nella sua processualità, costituendosi come interruzione, appare non terminata, ma essenzialmente abbandonata. Pensare l'opera come qualcosa che si istituisce nell'interruzione significa ripensare il rapporto tra l'opera e il mondo, e ripensarlo non più nei termini protettivi, immunitari, che la prima, l'opera, dovrebbe assumere nei rispetti del secondo, il mondo, da cui difendersi, la cornice dei quadri,
l'esempio più banale, ma nei termini di una reciproca, radicale contestualizzazione. In questo intreccio originario, in questa costitutiva relazionalità, il mondo diventa un elemento dell'opera e la circostanza, l'occasione, la fortuna diventano caratteristiche del suo linguaggio. La formula della danza pura non deve contenere nulla che faccia prevedere che essa abbia un termine. È di nuovo Paul Valéry, che nella sua filosofia della danza ha questa accensione intuitiva, tra l'altro così anticipatrice anche nei confronti, se volete, della musica dodecafonica. Ne consegue che il concludersi di una danza sarà percepito appunto come un'interruzione e che il confine tra arte e vita, tra opera e contingenza, tra apparenza e realtà, si fa sempre più malcerto, poroso, illocalizzabile, ma proprio per questo valicabile in entrambi i sensi. Quella riflessione di Valéry sulla danza pura può perfettamente adeguarsi allo stile del coreografo e ballerino Merce Cunningham, che prevede performances eseguite senza alcun climax emotivo, senza un inizio o una fine, soltanto movimento allo stato puro. Ciò significa che se qualsiasi gesto, movimento o sequenza di movimenti può entrare a far parte dell'atto danzante, allora gli events, come lui li chiamava, gli eventi di Cunningham, che come sapete forse con Cage stabilì un sodalizio creativo durato decenni, possono iniziare senza un visibile attacco. Attenzione, questo è importantissimo. Possono iniziare senza un visibile attacco, senza che il pubblico in pratica se ne accorga. Diciamo meglio, senza che il pubblico sia in grado di assegnare con sicurezza un certo movimento, un certo gesto del ballerino, ad esempio, alla fase preparatoria del riscaldamento, alla semplice, per convenzione, convenzionalmente irrilevante motricità naturale, oppure già alla danza, allo spettacolo, all'opera. Insomma, alla vita o all'arte. Proprio rendendo illocalizzabile ed incerta la soglia, la cornice, la cerniera tra le due sfere, la si rende percepibile, la si porta all'evidenza e alla consapevole attenzione ciò che tradizionalmente si presuppone, ciò che sembra andare da sé. E qui ci sarebbe l'ultimo filmato, se possibile, il quarto. Sì. Qualità, scusatemi, ma da internet si prende quello che si può, di Variations 5 del 1965, avete visto John Cage ai nastri insieme a David Tudor e Merce Cunningham. La pratica musicale di Cage non procede, non avanza verso una risoluzione tonale o uno sceglimento quale che sia, dunque può benissimo tornare su se stessa o interrompersi, dal momento che il fermarsi fa ancora parte del suonare. Allo stesso modo, la stasi in Cunningham è integrata al movimento. Ciò che importa è la concomitanza, la simultaneità, la pluralità di processi che si interrompono vicendevolmente senza ostruirsi l'un l'altro perché l'un l'altro. Il brano inizia dunque in modo del tutto empirico, unicamente performativo. Termina quando si crede di non udire più suoni e rumori. Suoni o rumori che da esso provengono, si può dire questo? Neanche, perché se il brano accoglie le sonorità dell'ambiente in cui è eseguito, non saremmo mai in grado, per definizione,
di stabilire definitivamente con certezza, distinguere, identificare la fonte fisica di quei suoni, rumori. Se l'opera assume il principio dell'interruzione, allora ogni eventuale elemento intrusivo che proviene da un esterno, che tuttavia, data appunto l'apertura alla contingenza, non è più definitoriamente tale, non è più un esterno vero e proprio, entra in certo modo a far parte dell'accadere dell'opera. Se è l'opera che prende in carico l'interruzione, niente può interromperla. Caratteristica principale e rivoluzionaria della collaborazione tra Cage e Cunningham è che musica e danza cambiano fin dalle radici il rapporto che nella tradizione avevano sempre intrattenuto, in base al quale la seconda restava gerarchicamente subordinata alla prima. Esse diventano invece autonome e reciprocamente indipendenti, come se ci fosse stato bisogno di privare la danza della musica perché la danza stessa diventasse musicale. Suono e movimento si dissociano, si trovano semplicemente concomitanti soltanto il giorno stesso della premiere. Ne discende una concezione pragmatico-sperimentale, tra l'altro tipicamente americana, lasciatemi aggiungere, convenzionalista, costruttivista o anglo-americana, anglosassone, in base alla quale ci si chiede che cosa accade non appena la danza non illustra più un ritmo dato in precedenza. Profondo significato filosofico, dunque, di questo convenire di differenti, degli enti, musica e danza, che differiscono, di questo conversare delle singolarità distinte, di questa connessione delle estraneità, che convengono proprio perché radicalmente altre, dal momento che attingono ad una comunanza anteriore che probabilmente dimora nel grembo del caso e della fortuna. L'idea e la pratica della non relazione tra musica e danza implica che ogni elemento dell'insieme, luci, corpi, spazi, note, rumori, scene, silenzi, sia ugualmente significativo, così come nelle tele di Jackson Pollock, in cui il centro è ugualmente significativo come i margini, lo over, no? La pittura over. Non è un caso se nelle scenografie di Cunningham non si reperisce alcuna focalizzazione prospettica, non vi sono zone o segmenti del palcoscenico più significativi di altri, i danzatori non agiscono soltanto rivolti verso il pubblico, come è nella tradizione, e talora compiono le loro azioni addirittura non illuminate dai riflettori di scena, poiché anche questi, anche i riflettori, si muovono in modo indipendente. È come se l'insieme fosse costituito da serie orizzontali ed equivalenti che scivolano l'una sull'altra e che, lasciate agire e svilupparsi liberamente e casualmente, si incrociano ed altrettanto casualmente divergono. I corpi dei danzatori non sono sottoposti ad uno spazio preliminare, bensì creano lo spazio in cui il loro movimento si iscrive. Rimanendo indecifrato e illocalizzato il diaframma tra fenomenologia contingente e costruzione stilistico-formale, nell'opera di Cunningham l'inerzia banale, la motricità quotidiana e non stilizzata, certe posture fortuite, involontarie, irriflesse del corpo, come quelle per esempio che sto facendo in questo momento, oppure il correre ed il semplice camminare, possono diventare materiali creativi che danno luogo a inedite sequenze ritmico-gestuali, dunque resi immediatamente spettacoli. In alcune performance Cunningham dà ai ballerini addirittura la libertà di non danzare. Viene spinta ancora più avanti l'assenza di indicatori specifici ed intrinseci che producano lo scarto dalla contingenza, così che la danza semplicemente c'è non appena si decide di lasciarla accadere e di riconoscerla come tale, indipendentemente dal virtuosismo tecnico e dagli stilismi che dovrebbero connotarne i movimenti e farla riconoscere a noi in termini tradizionali. Ciò non significa che si proceda in una indifferente anarchia, in un'assenza totale di disciplina. Le regole ci sono, ma nascono pragmaticamente, sperimentalmente, nella processualità del fare. La loro vigenza è limitata al contingente momentaneo su cui non pretendono di legiferare, di governare. Originano dal caso, dall'esperienza diretta di spazio e di tempo, piuttosto che da un protocollo prestabilito. Attenzione però,
naturalezza e spontaneità sono feticci che, lungi dal liberare il corpo, lo incatenano invece a cliché spersonalizzanti, a automatismi inconsapevoli. Quando pensiamo di essere spontanei, in effetti ci muoviamo secondo codici preformati, a meccanismi appunto involontari, dunque quasi integralmente stereotipati. L'utilizzo delle operazioni casuali, il method by chance, il metodo che utilizza il caso, dal 1953 in poi, consultazione di Viking, lancio di dadi o di monete come in Cage e così anche in Cunningham, per organizzare i movimenti coreografici e l'ordine delle sequenze, mira precisamente a spezzare la falsa spontaneità motoria e a liquidare ogni pretesa naturalezza. Cunningham in questo modo, in qualche modo, va oltre la danza, proprio perché la pensa a partire da se stessa e dal suo inizio assoluto, utopisticamente sciolto da ogni precedenza, libero da ogni presupposto. Come diceva Kafka, come se in qualche modo sbattesse contro la propria stessa fronte. La pensa dunque in rapporto alla sua costruttiva sospensione, interruzione. Ed è così che le arti moderno-contemporanee, le arti della contingenza nella doppia accezione del genitivo, se pensate filosoficamente come qui abbiamo tentato di fare, pensano se stesse a partire dal limite in cui si traccia la loro impossibilità, da cui soltanto però può scaturire e si può costruire il loro possibile. Grazie.